patch, secondo me è stata una grande puttanata. Prima della patch mi divertivo un sacco a giocare. Ho fatto anche la VL, abbiamo fatto 27, perché in due settimane avevo capito bene il meta, avevo capito come giocare. Era un gioco che si sposava molto col mio stile di gioco, tutto con le skill, scroll, doppi passi, elastici, cose in area. Davanti ero bravino. Mo' hanno rallentato tutto quanto. Gli elastici rallentati, gioco rallentato. La difesa è un po' più forte. Devi iniziare a girare palla come FIFA 20. Due coglioni che mi sono caduti. Detto questo, andiamo a riscattare le rivals. Io c'ho le palle e prendo i non scambiabili. È il contenuto che mi chiama. Non me ne frega dei crediti. Livello 4, perché tanto gioco 30 partite di FUT Champions. E questo è... non si può fare di più. È un momento importante perché alla fucking seconda settimana ce l'ho fatta. Il mio obiettivo dell'anno l'ho ottenuto. Posso anche smettere di giocare. Posso puntare a fare Elite 3. FUT Champions, Elite 1. Bene, basta. Ciao, addio. Due pacchetti Team of the Week, quindi 60.000 crediti in più, perché quello troveremo. Vamos, boys, vamos. L'entusiasmo c'è, come ogni settimana, per Guerreiro. E insomma, vai, secondo. Paulinho, ma che cartina, oh. Ha delle stats mostruose, cioè Gullit effettivamente, è un piccolo Gullit. 140k Paulinho, buono, oh, raga, buono. È il momento giusto, è arrivato, è proprio lui. Vabbè, dai, ci sta. Almeno uno di quelli carini l'ho trovato. Dai, 8 pacchi. Una gioia in 8 pack. Niente, non è neanche bandiera al primo. Vabbè, è Toti. Che scelte di merda che faccio ogni settimana. Sì, per il contenuto, vamos. Dai, pacchetti mega. Queste qua sono le rivals. Non mi aspetto di trovare niente. È impazzito oggi. Sì, ste, porco due, ho fatto Elite 1. Devo avere un minimo di gioia. Questa è bandiera, non scambiabile. If Dragoschi, non scambiabile. Sapete perché tiro le madonne? Perché è un altro giocatore che costa giusto quegli 80k che mi sarebbe piaciuto rivendere, che lo metterò di fianco a Havertz, Bruno Fernandes, Fabinho, Bale, tutta quella gente che costa 100k ma che devo tenermi in squadra. Ma che è Banega, ma dove cazzo sei finito a giocare? Ora questo è il mio Elite 1, fantasmagorico, eccezionale, fantastico, ma effettivamente vediamo. Due pacchi da 100.000, partiamo. Bandiera al primo, non è workout. If 10k in più e si va. Bel pacco. Ma li fanno tutti così? Ho veramente tanta paura ad aprirlo, potrei arrabbiarmi. Ma voglio rimanere positivo fino alla fine, quando ci rimarrò male del tutto. È workout, attenzione. Tedesco, dici? Porco due, veramente. Mi ha dato un mess. Voglio suicidarmi in game. No, no, viene da piangere veramente qua, via, fuori tutti. Allora, l'entusiasmo sta lentamente scemando. Siamo pronti ad aprire questi 60k in più. E infatti il primo non è 84 più. Che bello! 82! E i primi 30 li abbiamo presi, ragazzi. Ultimo pacco. E poi posso dirmi soddisfatto. E da settimana prossima, dico sempre che faccio argento 1 e poi faccio Elite 1. Settimana prossima vediamo se mi motiva o meno a giocare sta VL, eh? 84 più. Inghilterra. Guerreiro. No, peggio, peggio, il portiere. Con Guerreiro almeno vedo le speranze di trovare qualcuno sotto. Neanche sua mamma lo compra questo. Inizia in questo momento la fase della stream in cui io aprirò i pacchi della gente e bestemmierò la madonna, ma è normale, cioè voglio dire, non mi posso aspettare altro. Kermo, okay. Del Ruggione. No limits Ruggio, attenzione. I premi. Ci siamo. F per me, Elite F 2. Per il 26 di luglio. Unlucky. Ho tiltato. Primo picchettino. Ah, sei riuscito a far, vabbè, peggio di me. Incredibile. Lopez, dai. Ma... dai che stai riuscendo a far peggio di me. Sì, sì, Andrei, guarda, parla e porta fortuna. Questo è buono, questo è buono per forza. 0,25. Andre, mutati per favore. Cazzo, va. Ragazzi, il mio Paulinho 10x. Cioè... Stonks. Morata, dai, che ti farà un gol in fuorigioco. UL, dai, più almeno un walkout. Concentriamoci, una roba decente. Dai, su due pacchi. Please. Un walkout su due pacchi. No, vabbè. Non è questo il caso. Vabbè, ho capito, così è veramente troppo, è un po' too much. Con Aitor è veramente troppo, sì. Ma hanno la skin Pembe, dai, un mese fa costavano anche qualcosa quei due lì. Non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Oh. Però è 84 più, dai, che ha pianto giusto, Ruggio. No, 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 anche vabbè, te... vabbè, però come niente, dice, dai, il caccione, potrebbe esserci sotto Gomez. E... vabbè, ragazzi, fantastico. Bravo Ruggio, fair play. Lo apprezzo, ho cercato di tirare sul morale dicendo non sei l'unico.
Esatto. Non mi hai fatto neanche vedere che hai fatto il Lituan. Cioè, un attimo, sta volando. Ma sei te in mano o di Gianni? No, è di Gianni. Io è di Gianni che prende, va bene. Ha fatto il Lituan, Andre. Io non ho riscattato nulla, ha fatto tutto Andrea, eh. Ma io non ho fatto niente, zio. Vabbè, giuro, ragazzi, che non ho fatto nulla. Oh, due pro player che non sanno aprire dei pick. Perfetto, dai. Vabbè, si è buggato. Si è buggato, diamo colpa al gioco. Apri il primo pochettino che bestemmio. Vamos. Vai. No, bestemmite, mi sa sto giro. Va bene, va bene, va bene. Inks, va bene. Ma lo sai che se trovi Gomez non te lo prendo? Porco cane. Joao Pedro garantiti. E il terzo? Va bene. Mi dispiace. Va benissimo. La sta prendendo con filosofia, tutto sommato, mi sembrava. Sì, sì, ma va bene, va bene. La sta prendendo tutto sommato bene, con un Elite One anche lui. Ho un giocatore decente. Decente, tra tutti. Signore DA. Walkout Sissoko. Oh, dai, 25-30k. Trovi qualcosa di buono, è merito tuo. Non in questo caso, che è una bandiera di bravo di Gianni, bravo. Argentina, CC, Banega, anche te. Ti credo, non molliamo, non molliamo. Vai, vai, vai. Se è walkout è Piqué. È walkout, ah. Bandiera. Guarda come ride quello. Perché infatti ride lo stronzo. Come ride. Vabbè, a sto punto apriamoli, dai. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Vedi, se trovi qualcosa dicevi, vabbè, stiamo trovando, li apriamo. Se non trovi niente dici, non posso andarmene via senza trovare qualcosa. Apriamoli. Si chiama ludopatia, esatto. Di Gianni avrà una settimana difficile, secondo me, nel gruppo di WhatsApp. Sarà molto difficile, mannaccia, la settimana di Emiliano. Oh, Brasile, S. È Joao Pedro. Due Elite One e un Elite 2 senza niente di significativo. No, niente. A posto, bella Andre. Ma come ridere quello. Oh, Belotti, costa 20. No, parole. No. Sì, Gianni non metterà mai più mano su quell'account. Mai più, ragazzi, mai più. Grazie, Andre, per questi pacchi. Oh, guarda, ho i brividi. Però se era questa l'intenzione, lo dicevi prima. C'è già dell'astio all'interno del team Melagodo. È un team che durerà molto poco, secondo me. Quello che sta ridendo fino adesso dovrà aprire i suoi di pacchi, no? Adesso c'è il signor Emiliano Di Gianni, che tra l'altro c'hai anche una top 100 tu su Xbox. Cioè. Quanto stanno i premi? Vabbè, ragazzi, è un pro player che comunque ha difficoltà a muoversi nei menu, ma ci può stare. Buon, esatto. Elite 2, primo picchettino. Ergallo, chicchi ricchi. No, ma ragazzi, ma che pick ci stanno uscendo oggi? Ma è normale? Luis Alberto, abbiamo visto un segno di 86. Oh, zi, ma io ho trovato Paulinho e Guerreiro. Cioè, in confronto a voi sono un mostro. Ti fai 30 rival su Xbox e 30 rival su PlayStation il giovedì. Hai capito? Cioè, eccolo. È già workout al primo. Un pacco mega. Ho paura. Hazard. No. Purtroppo. Ma un De Bruyne pure era carino. È vero, anche De Bruyne. Vabbè, ragazzi. E questo era il pacco schifoso. Hai trovato due workout in un pacco solo. Va, due workout su due. Ma come ride. Tedesco, portiere Neuer. No, Ter Stegen. 40k stavo. Almeno, infatti. Fanno i crediti qua. No, vabbè, dai, ragazzi, ma cos'è? Doppio workout back to back. La gente qua sta piangendo che non ne trova uno da una vita. Altri due workout. Secondo me uno c'è per forza. Ecco. E infatti, te l'ho detto. No, Oblak, è un altro 91. Potrebbe esserci un altro sotto. Potrebbe essere 6 workout, 3 pacchi. Ho paura di vedere. Ti prego, fammi godere. Guarda te! 2 hit, 2 workout, Sané. Ragazzi, ma cosa sto vedendo? E questo è l'account, quello dove ho trovato, cioè dove ho fatto hit 2. Non è neanche il top 100, vai, vai. No, vabbè, oh, che cazzo. E sta calmo. 81. Che sfortuna. Ah, 30... Che sfortuna, poverino. Tra l'altro sei il primo top 200 che apro quest'anno. 181esimo al mondo con sconfitte e rigori. 4 picchettini. Qua sono più inanzi rispetto a Plays. Player qua. Basta. Vabbè, ma qua c'è anche la squadra già, non te ne fotte più di tanto. Se ce l'hai gratis ti fai 300k. Ma per il momento abbiamo Joao Pedro. Anche per te, Paulinho. 85. Ho visto prima l'overall, già stavo panicando. E Guerreiro. Hai trovato i miei pick più uno. Hai ancora 4 milioni. Che ci devi fare con 4 milioni? Sì. Gullettone. Sento la pressure nella tua voce. Sta salendoti un po' l'angoscetta, sì, sì, adesso. Sì, sì, sì.
Sì, perché qua ci vuole, vedi. Adesso per... qua ci vorrebbe... più sei sereno, più trovi. Un TT all'an, oh, all'an. Dai! È walkout, c'è. Dumfries. Rule breaker. Quanto sta? Mamma raga, che schifo il pacco, se vedete. Quanto costa Dumfries? Pacco ultimate. Me l'aspettavo, no. me l'aspettavo. Fidati, no, me l'aspettavo. Nel pacco ultimate, no, sì. Ma che è? Secondo me sto 11 if non va aperto oggi. Va Dembélé, Dembélé Allan, sono soldi. Ti caghi sotto o fai l'uomo? No, mi cago troppo sotto. Ti caghi sotto? Fuga! Via! Scappa, non ci credo. Un po' pussy perché il vero uomo fa il contenuto, ma fa niente, tu da pro player, ma giustamente. Il contenuto te lo faccio ancora meglio. Ti ringrazio, Emi. Bella lì. Grazie a te, aspetta grazie che... a voi. Ciao, Deo, ciao, ciao. Caccione che ha fatto 29, però essendo su PlayStation l'hai piata tanto culo. Esattamente. Tanto non tu c'hai l'ultimate squadra, quindi in teoria ti gratti un po' le palle con questi giocatori. Ma a livello 4 per il caccione è un dolore al cuore. No, dopo settimana. Mi chiudo, appena finiamo mi chiudo e vado a fare 30 rivals, non esiste. Questo è Lituan 29-1, unlucky. Scammato, ho fido sabato. Scammatino. Più non ti interessa un picchettino, più ti escono quelli giusti. Vabbè. David Silva, 87, oh. Cioè, non ho visto Zano, non ho visto Valverde, non ho visto Gomez. Luis Alberto, a livello di overall ti sta dando qualcosina. Vediamo questo. Ragazzi. Meglio questi Paulinho, tanto Paulinho niente me ne faccio. Ma a me piacerebbe trovare un walkoutino, sai, Ciotto, un Mané, un Aubameyang. Ecco il walkout, attenzione. Oh, ma Aubameyang te l'ho chiamato, sì. Caccione. Ma che vuol dire? Quanta voglia ho di tirarti delle scoppole sul coppino, cazzo. Banega è un if. Questi 30k, boni. Ma sono 10k, minuto che cecchi. Ma oggi c'è la Danimarca nel team of the week, praticamente. Ormai siamo a posto, però... La Madonna, però. No, non è vero. Siamo a posto veramente così. Vabbè, caccio, il tuo Aubameyang l'hai portato a casa. I tuoi soldi te li sei fatti. Intanto capirai. Mi servono giusto 5 milioni per Gullit. E la voglia a farmare. Grazie, ciao, caccione. Ciao. Alla prossima. Ciao, ciao. Allora, il buon Marco, Tactual Strange. Doppia top 100 abbiamo da aprire. Attenzione. È quel 61esimo. Clap in the chat. 30-0 per lui. Tu sei l'ultimo di oggi. Hai la responsabilità di trovare qualcosa di serio di questo Team of the Week, che fino adesso è stato uno sbocco. Guerrero, iniziamo. Secondo picchettino, attenzione palpabile. E invece non c'è un cazzo. Terzo pick. Madonna che schifo Lopez, almeno 85. Ti prego, un Valverde, uno Za. Madonna! Trovalo bene. Oh, Kimmich. Kimmich 89, va, è il primo che abbiamo visto. Vabbè. Poteva andare meglio, ma poteva andare pure peggio, dai. Giustamente. Madonna, cioè... quanti 100k? Allan, dai. Qualcosa costa? Ah, guarda, se non mi dà almeno due walkout in questi pack, impazzisco. Questo è un if di merda. Ho aperto i miei, volevo lanciarmi dalla finestra. Però, vedendo i vostri, inizio a un attimo a rivalutare anche i miei. Sì, questo è walkout, se no mi incazzo. Questo è walkout. È walkout, te l'ho detto. Eppure no, però è 84 più Champions. Spagna, no. E Carval. No. Mamma mia, ragazzi. Werner, con te. Werner, fra. Out of nowhere, mi esce un Werner sotto. Clip di gioco registrata. È quell'Xbox che ha... Sané. Pure Sané, è il terzo che vediamo oggi. Eravamo depressi. Semedo, dai, ancora regge un 20-20. Sì, dai. No, Anderson, zi, impazzisco. Mamma mia. No, ma ha dato due walkout, ma ha dato Carvale a Anderson. È il primo pacco da 11 dell'anno. Spero che sia il primo Gomez, Valverde, Za della giornata. Perché non abbiamo ancora visto l'ombra lontana di nessuno di questi. Sarà in qualche account di Euro 3, Euro 2, sicuro. Sicuramente li troveremo in quegli account lì, ma che ci dobbiamo fare. Quando vuoi, tu fai partire, clicca il tastino e noi guardiamo. È andato. Oddio. Allora. Calma. Allora. 87. Calma. Più di lui c'era Kimmich e penso basta. Gomez, Valverde o Za. Uno dei tre dobbiamo trovarlo, zi. Per forza. Che cazzo si registra Sixbox? Sta zitta. Prego.
mi voglio lanciare di cosa sto vedendo. Cosa sto vedendo? No. Cos'è? Ma non li ha messi nei pacchi, ragazzi. Gomez, Valverde e Zana non esistono nei pacchi. Sì, non guardare il prezzo di ognuno di loro, perché è veramente brutto. La settimana prossima, in teoria, secondo, stando la legge della compensazione, apriamo in 6 account 6 top player della settimana.